Primo turno e prima vittoria per il Picerno sul Portici, che garantisce ai melandrini di accedere ai 32esimi di finale che si disputeranno il prossimo 4 ottobre. Arleo opta per un 3-5-2 con il tandem Cruz Esposito là davanti. Partenopei invece con il 3-4-3 e con Onda e Variale a supporto dell'unica punta Domenico Maggio. Per assistere ad un'azione pericolosa del Picerno bisogna attendere circa un quarto d'ora. Esposito in gran forma illumina per Cruz, che sente il fiato sul collo di Sorrentino in uscita e lo centra in pieno, non riuscendo a capitalizzare il primo cioccolatino proveniente dal capitano rossoblu in una posizione di campo sempre più decentrata e sempre più libera di inventare. Il momento è positivo e favorevole al Picerno, e come al solito ci vogliono i piedi educati di Agresta per disegnare traiettorie velenose. Detto fatto, perché da una sua punizione laterale giganteggia e segna Carrieri, che dimostra di possedere subito una grande leadership sulle palle aeree. Alla mezz'ora il Picerno dimostra di potersi affidare ai propri under. Caponero sventaglia per Salcino, che raccoglie, protegge e scarica per Matinata. Conclusione fuori di poco. Prima dell'intervallo anche il Portici si scuote. Avanzata di De Magistris sulla destra e cross che ha le sembianze di un tiro. Ioime deve metterci una pezza. Con le immagini si passa alla ripresa e va in scena il cliché delle sostituzioni. La più importante riguarda Cherillo, che rimpiazza Onda, e il Portici assume più vivacità. Si ritorna a giocare e il Picerno si ritrova con un uomo in meno. Espulso Imbriola, tra i migliori fino a quel momento, per un fallo giudicato da rosso dal signor Giovanni Vergaro di Bari. A questo punto sarà solo Portici, con Cherillo che di testa trova l'intervento di Ioime, sempre puntuale nel disinnescare la conclusione dell'ex esterno dell'Agropoli. Il recupero concesso sarà addirittura di 8 minuti e proprio nelle battute finali dalla distanza ci prova Fontanarosa, ma Ioime ancora una volta mette le mani sulla qualificazione del Picerno e la protegge. Domenica contro il Sansevero sarà già campionato e si giocherà per i 3 punti. Si inizia a fare.